Ciao a tutti, in questo video faremo insieme, come vi avevo preannunciato, questi muffin cupcake halloweenosi che ho preso appunto alla Lidl ed ero curiosissima di provarli. Allora, vediamo un po' che cosa ci dice qui da aggiungere, perché come sempre in queste confezioni c'è sempre qualcosa da aggiungere. Allora, per fare l'impasto bisogna aggiungere un uovo, 100 ml di olio, 100 ml di latte. Ok? E per la crema 250 ml di latte freddo. Ok, iniziamo intanto ad aprire. Intanto qui ho preparato latte, un uovo, la mia ciotolina e qui c'ho i misurini perché mi si è rotta la bilancia. Apriamoli insieme così vediamo cosa c'è al suo interno. Era da prendere sia questo per fare i cupcake che quello per fare i biscotti, però mi intrigava più questo, eppure quello per i biscotti era quello più gettonato perché ce ne erano rimaste pochissime confezioni. Questo è il contenuto, scopriamolo insieme come se fosse una busta sorpresa della Lidl, della Tiger, scusate. Abbiamo qui le pirottine che se non sbaglio sono 12, queste qui. Poi eventualmente se ne uscissero per caso di più, ma dubito perché se ne danno 12 vuol dire che bastano per quelle, eventualmente altre ne ho. Poi abbiamo questa che a quanto vedo sono le palline arancioni, quindi per la decorazione. Poi questa qui che è la polvere verde per fare quindi la crema. E poi abbiamo questo che appunto è il preparato per la torta, qui c'è scritto, per questi cupcake. Quindi iniziamo, allora prendiamo la mia ciotola e qui cosa mi dice? Preparazione per impasto, cottura, aggiungere il preparato dei dolcetti. Ok. Che come vedete al cacao, quindi versiamo tutto. Dopo lì dice di sbatterlo col battitore elettrico, però io voglio evitare di fare casini che mi schizza dappertutto perché non è molto molto alto e lo faccio a mano. Poi aggiungere un uovo. Vado ad aprire, a spalmare per bene. Già ho fatto casino, cioè notate, solo con la forchetta. Completo disastro. Ok. Poi aggiungere quindi un uovo, 100 ml di olio e 100 ml di latte. Mettiamo così. 100 ml di olio, ma se io ci metto tutto il latte, vabbè, seguiamo come dice, perché mi sa che con l'olio viene più morbidoso. Buttiamo l'olio, non specifico che tipo di olio, anche questo 100. Il tutto si è amalgamato molto bene, è tutto molto cioccolatoso. Quindi dice forno statico, io ho il forno ventilato, volendo anche statico, e a 150 gradi. Quindi intanto accendo il forno e poi preparo qui la teglia con i vari pirottini. Pirottini, qui non specifica quanto ne va per ogni pirottino, poi qui parla di con l'aiuto di due cucchiai distribuire l'impasto. Boh, vediamo. State a vedere che casino che faccio. Adesso meglio che faccio così, non volevo spattaccare tutto.
Forse ha ragione lui di farlo con due cucchiai perché è molto molto denso. Però penso che un cucchiaio a testa possa bastare perché comunque ci sarà chiaramente al suo interno il lievito, quindi sì, gonfieranno. Le bolle, non so perché, scoppiamole. Ok, direi che siamo a posto. Adesso aspetto che il forno vada a temperatura, poi l'inforno dentro e devono stare per 25 minuti. Quindi ci vediamo dopo. Come indicato, l'ho messo alla media altezza. E adesso li lasciamo lì, quindi forno ventilato, 150 gradi, e mettiamo 25 minuti. Io intanto metto 20, dopo insomma vediamo. E stanno cuocendo, volevo iniziare a fare la crema, però qui dice che bisogna, e questa assolutamente la faccio con lo sbattitore elettrico perché sennò non mi si monta, quindi devo aggiungere 250 ml di latte e appunto il preparato per fare la crema e sbattere bene finché non diventa una vera e propria crema. Metto qui in questo bicchiere altro che l'unico che ho il latte, 250 ml, al quale ci vado ad aggiungere la polvere per fare la crema e ho qui pronto il mio sbattitore. E inizio. Per circa 3 minuti, come indicato, sentiamo un po' com'è. Non riesco a identificare il sapore. Sa di mela verde. Avete presente la mela verde, quelle molto verdi agre? Non ho visto, vediamo un po' se qui c'è scritto. Qui ci deve essere scritto comunque gli ingredienti. Vediamo, preparato per l'impasto: zucchero, sciroppo di glucosio, olio di palma. Oh, c'è l'olio di palma. Amido modificato, gelatina alimentare, emulsionanti. Aroma naturale. Sa di mela verde. Comunque, ce l'abbiamo qui pronto. Eccola qua, la mia cremina. Allora, ho trovato come unica sac à poche questa qui. È un pilottino che metti qui insieme al suo cappuccio. E niente, ci proviamo. Adesso sposto un po' qui e ci proviamo insieme. Questo pirottino, spero che non esca e iniziamo, proviamo. Aspettate che devo vedere la foto per vedere come fa loro. Ok. Davvero?
e poi eventualmente cucino anche altri io. Eccolo qua. Troppo carino. Facciamo. Eccoli qui. Sono venuti alla fine bene. Adesso lì la crema non è proprio il top, comunque essendo a tema Halloween non deve neanche venire perfettissima. Qui dava altre idee per montare la panna. Questo qui, se hai il beccuccio con i dentini quelli più stretti, questi qui più larghi, invece qui facevi tipo dei ciuffetti, invece ho fatto tutto così classico. In alcuni ho messo insieme un po' di zuccherini, quelli arancioni che già c'erano dentro, più degli zuccherini colorati, questo solo con gli zuccherini colorati, ho fatto un po' un mistone così. Eccoli qua. Dopo li andremo ad assaggiare. Adesso faccio, pranziamo e tutto, e dopo ne assaggerò uno. Quindi per la faccia non mi sono svegliata adesso, mi c'ho il ciclo, sto malissimo di pancia, però volevo concludere questo video con l'assaggio appunto dei miei cupcake. E allora andiamo subito, ne volevo uno piccolino giusto per sentire, metto gli occhiali e prendiamo questo. Sentiamo un po'. Allora, per carità, costa una carbolata l'impasto, però sono assolutamente più buone quelle che mi faccio io in casa da sola. E cioè, o meglio, l'impasto dentro, come vedete, è molto morbido e è buono, però c'è questa glassa qui che, come vi dicevo, ha un sapore non tanto definibile. Io sento molto il sapore della mela verde, quella lì che è un po' agra, non so se avete presente, a me piace tantissimo, però su una crema così non ce lo vedo. Quindi un po' lo boccio questo, cioè mi piaceva molto come l'idea di poterlo fare. So che comunque anche gli altri anni per Halloween avevano comunque fatto questi prodotti, la Lidl, e però questo no, non è che è cattivo, è che ha un sapore particolare che secondo me non lega con il cioccolato. E niente, questo è tutto. Vi auguro buon Halloween a tutti e ci vediamo presto. Ciao ciao!